Deus, aleluia. Con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio e quel nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne, e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come il unigenito del Padre. Giovanni gli rese testimonianza esclamando, era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me, che mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè,
La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che nel seno del Padre è quello che ce l'ha fatto conoscere. Amen. Gloria a Dio. Vangelo di Giovanni. Giovanni era, possiamo dire, il più intimo degli apostoli con Gesù, era quello che era più vicino a lui. Lui, appunto, come è stato già detto, era fratello di Giacomo, altro apostolo, figlio di Zebedeo e di Salome. Salome era la mamma che probabilmente era anche sorella di Maria, madre di Gesù, quindi era la zia di Giovanni probabilmente. Lui fu vicino a Gesù in tutti i momenti più importanti della sua camminata sulla terra, soprattutto nei momenti tipo la trasfigurazione sul monte, quando Gesù fece risorgere la figlia di Jairo nel Getsemani, momento dove Gesù era solamente quei tre discepoli che lui aveva più amore per loro, aveva più intimità con loro, Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma Giovanni era proprio quello che dice appunto anche la parola, che era il discepolo che lui più amava, era quello che metteva la testa sul petto di Gesù, era proprio quello più intimo, era quello che accompagnò Gesù, era l'unico che accompagnò Gesù fino alla morte. Lui era l'unico che era sul Golgota, che guardava Gesù mentre moriva, quindi era quello che aveva avuto più esperienze personali con Cristo. Quindi lui era la colonna della Chiesa, perché lui è diventato anche appunto pastore ad Efeso, quindi era una figura molto importante a Gerusalemme, una persona veramente stimata dalla Chiesa, e poi fu portato in esilio a Patmos, dove sappiamo che poi morì. Quindi lui ha vissuto tanti anni, l'unico che non morì per martirio, ma fu di morte naturale, per avere chiaro. Okay? Questo Vangelo è diverso dagli altri sinottici, che abbiamo già appunto anche letto più altre volte. Marco, Matteo e Luca sono sinottici, perché sono simili, si somigliano. Mentre Giovanni è quasi totalmente diverso, sia lui solo quanto dicono il 10% di quello che lui dice si trova negli altri tre Vangeli. Quindi è un Vangelo tutto particolare, tutto differente. Okay? Lui menziona solamente 7 miracoli, perché lui ha un motivo differente degli altri evangelisti, che lo spiego in maniera uguale. Lui menziona solamente 7 miracoli, non tanti, solo 7. E nel succo del suo Vangelo lui dice, al capitolo 20, verso 31, dice così: ma questi, cioè i miracoli che lui ha detto, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita eterna nel suo nome. Questo è il motivo del suo Vangelo, ossia un motivo apologetico. Cosa vuol dire? Lui scrive questo Vangelo per dare la propria spiegazione, motivo, che Gesù è il Cristo. Matteo ha scritto il Vangelo perché? Perché dire che Gesù è re. Lui scrisse il Vangelo per i giudei. Marco lo scrisse perché voleva far capire che Gesù è un servo. Lo scrisse per i romani. Mentre Luca lo scrisse per i greci, faceva capire che Gesù è l'uomo perfetto. Mentre Giovanni fa questione di scrivere questo Vangelo a tutti quanti per dire che Gesù è il Cristo. Che Gesù non è solo uomo, ma Gesù è Dio al 100%. Cristo. Ed è per questo che è un messaggio molto pieno di amore, evangelistico. Qui è un messaggio totalmente evangelistico, perché voi crediate che Gesù è il Cristo. Alleluia. E abbiate vita eterna. Quanto c'è bisogno di fare evangelismo oggi? È molto triste vedere chiese che non hanno gruppi di evangelismo. È la cosa principale, fondamentale, portare la parola. Giovanni scrive questo Vangelo perché crediate. Come possono credere là fuori se non sanno? Non tocca a noi tutti quanti, io, tu, tutti quanti. È un compito di tutti quanti, di uscire per portare la parola. Amen. Quindi questo è importante. Lui, per far capire che Gesù è Dio, è Cristo, lui menziona anche le sue espressioni massime. Come voi sapete, in Esodo 3:14, Dio si pronunciò, si espose a Mosè dicendo: io sono, digli che io sono ti manda. E quindi Giovanni usa la stessa espressione dicendo che Gesù è l'io sono. Lui dice: io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono la porta, io sono il buon pastore, io sono la risurrezione e la vita, io sono il cammino, la verità, io sono la vera vita. Quindi usa 7 miracoli e i 7 io sono per dimostrarci che Gesù è Dio, che Gesù è il Cristo. Ok? Quindi vediamo che è un Vangelo diverso, ma comunque alla fine il messaggio è sempre Cristo.
cambia la visione, ma il messaggio è quello. Come se noi ci mettessimo qui davanti a questo tavolo, uno di qua, uno di qua, uno di qua, uno di qua, e lo guardassimo. Vediamo da quattro angoli differenti, ma la stessa cosa è Cristo. È sempre Lui. Visto in maniera differente, ma è sempre Cristo che viene portato avanti. Ok? Quindi Lui comincia il suo prologo, diciamo così, il suo inizio, come la Genesi, dicendo, nel principio. Gli altri Vangeli cominciano con che cosa? Dicendo, Gesù è venuto al mondo, c'era Abramo, c'era Mario, tutta la genealogia, no? Dicendo, mamma di quello, papà, andava avanti fino a Gesù. Lui no, lui comincia dicendo, nel principio. Perché? Perché Lui è Dio. E chi è Dio non ha genealogia. Lui è Dio. Prima di Lui non c'era nessun altro. Quindi Lui dice, Lui è Dio, punto. Lui c'era già. Lui c'era nel principio. Lui vuole tagliare le resine. Dice, Lui è Dio. Lui c'era già prima di ogni cosa. Lui c'era già. Dico questo perché oggi sentiamo, ai tempi di Giovanni c'erano vari eretici, ai tempi nostri non è cambiata la storia. Ci sono testimoni di Geova che dicono che Gesù è stato creato dopo, ci sono anche altri che Gesù è il profeta, no, Gesù è Dio, punto e basta. Amen. Gesù è come Dio. Noi crediamo in Gesù come Dio, figlio unigenito. Quindi questo è fondamentale. Ora entriamo nel discorso che Gesù è tratto nel tempo. Gesù già esisteva, ma entra nel tempo come Gesù uomo. Lui arriva, anche se c'era già, lui è entrato in scena per manifestarsi come Gesù uomo, ma totalmente Dio. Ok? Lui comincia, nel principio era la parola. Quindi vediamo i suoi attributi. Gesù è il verbo eterno. Lui è eterno. Perché lui dice, lui usa la parola logos, che vuol dire la parola, il verbo. Gesù era nel principio. Non fu stato creato, ma lui era, vuol dire che lui c'era già. Quando non c'era nulla in questo mondo, quando dice che era tutto buio, che lo Spirito di Dio aleggiava sopra le acque, che Dio disse ci sia luce, Gesù era già là. Gesù c'era con Dio, con suo Padre, era con lo Spirito Santo e fece lui ogni cosa. Lui ha creato ogni cosa. Quindi lui c'era prima dell'eternità, lui c'era già. Lui c'era già. Non è che lui è venuto al mondo dopo, no, lui c'era già, prima del tempo. Prima della materia, prima di questo universo che sembra qualcosa di eterno, lui c'era già prima. Lui c'era già prima. Quindi il principio, il verbo, non fu creato. Non dice che Gesù fu creato nel principio, no, dice nel principio lui era. Tempo imperfetto. È qualcosa che non possiamo capire, ma lui c'era già. Lui già era. Perché lui è Dio. Ed è per questo che ancora in Giovanni 17:5 dice così: Gesù, ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Quindi Gesù stesso dice io c'ero Padre prima che tutto questo mondo esistesse, io c'ero già, esistevo già, quindi Gesù c'era già. Lui è Dio, lui è Dio. E queste sono due ancore che Giovanni mette in questo Vangelo su Luigi. Gesù era principio, principio era. E lui già mette due ancore come per dire lui è Dio. Non è un qualunque, non è una, non so io, qualcosa che non si vede, non è una sensazione. Lui è un uomo, ma lui è Dio 100%. Amen. Quindi lui è sempre esistito. Il verbo è una persona, vediamo il passo più avanti, dice la parola era con Dio e la parola era Dio. La parola è Gesù chiaramente, no? E quindi fa capire che il verbo o la parola, Gesù, è una persona uguale a Dio, uguale, stessa natura, stessa, diciamo così, era fatto come Dio, uguale, ma di differente personalità. C'era Dio, c'era il Padre e c'era lo Spirito Santo. Tutti e tre della stessa natura, ma tre persone differenti. Ok? Cioè, era con Dio, lui era con Dio. E la parola che lui usa in greco, che è pros ton teon, vuol dire lui era faccia a faccia con Dio. Quindi la parola era faccia a faccia con Dio. So che tante volte è difficile capire questo, la nostra, diciamo, noi abbiamo incontrato la Trinità, no? Per noi è difficile capire bene cosa significa Trinità, no? Noi facciamo tanti esempi che però non sono mai al 100% comprensibili. Diciamo che l'acqua si può manifestare con neve, ghiaccio e grandine, no? È sempre acqua, però in tre modi differenti. E così è Dio, si manifesta in tre persone differenti, ma è un solo Dio, un Dio unico. Questo è importante. Quindi stessa sostanza,
stessa natura, stessa intimità. Loro erano insieme, non sono insieme. Gesù è divino, perché dice che la parola era Dio. Gesù, il Verbo, il Logos, lui è divino. Non è un angelo, non è una creatura, non è un'energia, come tanti dicono, non è un essere inferiore. I testimoni dicono che Gesù è inferiore a Dio. Dicono che è una creatura, che è simile a Satana. Dicono che se no è una creatura, ma lui è Dio, lui è Dio. Lui è come Dio, lui non è inferiore, lui è Dio, sono uguali, sono uguali. Quindi lui apre il Vangelo con questa affermazione categorica. Lui dice Gesù è Dio. Così lui dice dopo entrerò. Perché dice questo? Perché sono due cose che possiamo pensare. O Gesù è Dio, o lui è bugiardo. Lui ha detto in ogni lingua che lui era Dio, che lui è Dio. Quindi o lui è Dio, o lui è un bugiardo. Non c'è altra... Quindi non è che lui sia Dio, o che è un bugiardo. Come pensano alcuni. Se tu parli con un, insomma, per esempio un musulmano, lui dice che Gesù è un bugiardo, perché dice che non è Dio. Però verrà lui un giorno a giudicare tutti. E anche lì, allora che lui è Dio. Quindi Gesù è Dio. Non possiamo avere questi dubbi di dire, ma sì, è figlio, però Dio è più... No, è come Dio, lui è Dio. Amen. Ok? Verso 3 dice così, ogni cosa, non qualche cosa, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui. E senza di lei, cioè della parola, cioè di lui, neppure una delle cose è stata fatta. Quindi Dio, Gesù, il Verbo, è il creatore, è l'agente divino. È colui che ha creato ogni cosa. L'universo fu creato quando dice Gesù, che Dio dice ci sia luce e luce fu. Dio ha creato. Gesù ha creato. Quindi lui ha creato ogni cosa. Quindi il Verbo crea tutte le cose. Dice Colossesi, io parlo che parlo, Colossesi 1,16, dice così, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui, in vista di lui. Alleluia. Quindi, prima che lui fosse, lui aveva già creato. In vista di lui. Quindi, prima che lui arrivasse, lui aveva creato. Quindi, lui è il creatore. È bello che lui, Giovanni, usa in maniera un po' particolare. Dice una cosa positiva e una cosa negativa. Dice, ogni cosa, nessuna cosa. Dice, ogni cosa è creata, ma senza lui, nessuna cosa. Quindi usa due estremi per dire è lui che ha fatto ogni cosa. Tutto. Gesù è tutto. Lui è l'Omos, lui è luce, che lui è sono alfa e omega. Lui è il principio, lui è la fine. Gesù è Gesù, lui è Dio, è tutto per noi. Ok? Il verso 4 cosa dice? In lei era la vita. In lei la parola chiaramente di Gesù, no? In lei e lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. Cosa vuol dire che in lui era la vita? Vuol dire che Gesù, il Verbo, era, è autoesistente. Cosa vuol dire? Che ogni cosa, tutte le cose, sono create. Ogni persona, ogni animale, ogni vegetale non aveva vita. Dio ha dato la vita. Non c'era vita in sé. In me non c'era vita, in te non c'era vita. Ma Dio ci ha dato la vita. Ma in Gesù... Lui era autoesistente, lui aveva già vita. E lui è la vita stessa. Quindi in lui c'è già la vita. Solo in Gesù c'è vita. Quindi lui è la fonte, lui è la fonte e la luce, dice anche. Perché secondo quello che dicono i Vangeli, ci sono due modi per dire vita, che è bios o zoe. Ma qui viene la parola zoe, che vuol dire vita spirituale. Gesù è la fonte di ogni vita spirituale e biologica. Lui è la fonte, lui è l'inizio. È lui da dove viene la vita abbondante, la vita eterna, la vita dall'alto, vuol dire. È lui la fonte di ogni cosa. Gesù è la luce del mondo, dice Giovanni 8,12, ed è per questo che il Salmo 36,9 dice così, poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Quindi lui è la fonte della luce ed è per la sua luce che noi vediamo la luce. Noi siamo come la luna col sole. Molti pensano che la luna sia accesa, sia luminosa, no? Giusto? Io pensavo anche a questo, ma non è così. La luna non ha luce, ma è il sole da sotto che riflette luce su di lei.
ed è per questo che l'ha illuminata. E noi siamo con la luna, Dio è il sole, e lui che ci illumina con la sua luce. Non siamo, noi siamo tenebre, ma con lui siamo luce, perché lui è la luce. Quindi è fondamentale. Secondo il Vangelo di Giovanni, la luce viene dimostrata, viene spiegata in tre modi. La luce, 1.5, dice che è la luce che fa sparire il caos. Se non c'è caos, la luce arriva e sparisce il caos, arriva la luce. E ancora Giovanni 3.19 dice che la luce che è Cristo arriva per smascherare le tenebre, poi c'è solo la luce, perché non c'è più tenebra, non c'è Cristo, va via ogni cosa, c'è solo luce. E ancora Giovanni 12 dice che la luce è quella che ci guida, Gesù è la nostra via, la nostra luce che ci guida, la nostra lampada. Senza lampada non ci alperemo, ed è per quello che c'è Cristo e quello che è la nostra luce, la nostra vita è Lui, è Lui. Ancora il verso numero 5 dice che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. La luce di Gesù, il Verbo, è la luce che prevale. Lui ha vinto, lui vince contro le tenebre, lui ha già vinto. Dio è luce, e la luce è luce, non c'è tenebra. Non c'è tenebra, noi non possiamo vivere con un piede nelle tenebre e un piede nella luce. O siamo luce, o siamo tenebre. Non c'è il mezzo, non c'è. Quindi questo mondo è accecato. Cioè questo mondo giace sotto maligno. Perché il nemico ci ha accecato, la nostra mente, noi siamo come se fossimo in tenebra, è accecato. Cioè questo mondo giace sotto maligno. Perché il nemico ci ha accecato, la nostra mente, noi siamo come se fossimo in tenebre, le opere di Satana, dice Giovanni. Amen. Per portare luce, per toglierci come Paolo, quando era Saulo, Gesù toglie le scuole dai suoi occhi e dire ora ci vedi veramente Paolo. Ora sei Paolo. Perché ora vedi come io voglio che tu veda, con la mia luce. Ma in quante volte, io non so se a voi capita, vediamo le cose oggi sotto una luce differente. Mentre magari fino a che eravamo nel mondo, quella cosa era tenebra, no? Gesù è luce. Ora tu guardi con occhi differenti. Perché Gesù apre la nostra mente, apre il nostro cuore. Perché lui ci illumina. Ora dopo lui presenta Gesù, che si manifesta in questo modo, lui entra un po' nel come lui si è manifestato e soprattutto le attitudini, le reazioni che hanno avuto le persone verso di lui. Quando lui è venuto, quando Dio ha voluto che lui è arrivato, così, e ha avuto delle reazioni, no? Noi vediamo anche quando è nato, no? Quante reazioni differenti. C'è chi l'ha rifiutato, perché tutti i saggi erano a Gerusalemme, mentre quei magi andavano, loro non conoscevano Gesù, loro andavano ad adorarlo. E qualcuno ha snobbato Gesù, è rimasto a Gerusalemme, qualcuno è andato ad adorarlo, i pastori sono andati ad adorarlo, persone che non conoscevano la parola, ma chi conosceva la parola è rimasto a lui, a Gerusalemme. E molte volte la gente è così, chi conosce resta a casa. E chi non conosce viene, perché Gesù chiama, la sua voce chiama e lui viene. Alleluia. Lui apre la porta a chiunque viene. Lui non chiude la porta, lui apre la porta a chiunque viene. Dice che tutti hanno questo diritto di essere figli. Tutti hanno questo diritto, ma il diritto va preso. Va preso e utilizzato. Tutti hanno diritto, ma non tutti lo utilizzano. Tu puoi entrare in quel posto, ma non tutti ci entrano. Noi siamo qua, abbiamo questo diritto, noi stiamo usufruendo questo diritto di essere figli di Dio. Non è per questo. Alleluia. Ora lui presenta nei 5 versetti Giovanni, dice: vi fu un uomo, Giovanni, e gli venne come testimone per rendere testimonianza della luce. Giovanni è venuto come araldo, come messaggero. Ok, questo è importante. Lui era un inviato da Dio, lui era un messaggero di Dio. Ma Giovanni era l'araldo, era il messaggero, non era la luce. Gesù era l'amico dello sposo, ma non era lo sposo. Gesù era la voce nel deserto, ma non era il messaggio. Giovanni era il servo, ma non era lui il Signore. Il Signore doveva arrivare, era Cristo. Ma lui è venuto 6 mesi prima per preparare la strada per il Messia. Lui ha avuto questo compito difficile, onorevole, perché veramente grande onore, ma difficile,
di preparare la strada per il Messia. Lui è venuto per preparare la voce del deserto. Però erano tutti ombre, tutti ombre, anche nell'Antico Testamento, tutto quello che è avvenuto erano ombre di quello che doveva arrivare veramente, la vera luce che è arrivata da Cristo. Lui è la vera luce che irraglia, che ci illumina, e lui è la vera luce che ci riscalda. Lui è la vera luce, tutto il resto era solo ombra, era solo un'anticipazione, era qualcosa che mirava alla sua venuta. La parola greca per, che lui utilizza è aletheos, vuol dire reale luce opposta all'irreale. Quindi Gesù è la vera luce, Gesù è la luce genuina. Quindi lui è venuto per aprire le porte a Cristo, per preparare i cuori delle madri, dei figli, per spianare la strada per il Messia. Ma lui non era Messia, lui non ha voluto prendere il suo posto, lungi da lui. Lui è un esempio per noi. Lui disse: lui cresca e io diminuisca. Che sia io a te battezzato, no, io non sono degno neanche di calzare le tue sandali. Sei tu la luce, io non sono nessuno, dice Giovanni. Alleluia. Questa è la vera umiltà di un uomo che serve a Dio. Non mettersi in luce, perché la luce è lui. La luce è lui, deve essere lui a splendere, non noi. Ma anche così, vediamo che il verso 10 e 11 dice che Gesù è venuto nel mondo. Egli era nel mondo, lui era nel mondo. E il mondo fu fatto per mezzo di lui. Dice, quel mondo dove lui era, è lui che l'ha fatto. Però, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Qui è veramente drammatico, perché questo è il succo del Vangelo di oggi. Gesù è venuto nel suo mondo, che lui aveva creato, ma il mondo dove lui era non l'aveva conosciuto. E Gesù, che era invisibilmente presente già anche prima, lui c'era già prima, prima di nascere lui c'era già. A un certo punto lui è venuto proprio e si è manifestato totalmente come lui era, come un uomo, certo, come Dio. Dopo che aveva regnato e ordinato e creato ogni cosa prima, è venuto, ma chi l'ha ricevuto l'ha rifiutato, l'ha ripudiato e non l'ha riconosciuto. Anzi, dice Romani 1,25, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Quindi l'uomo ha preferito servire la creatura, cioè l'uomo, invece del creatore. Colui che era stato promesso, che era stato manifestato con i profeti, con le profezie, è venuto e loro l'hanno rifiutato. Anzi, addirittura l'ha messo in croce. Quindi rifiutato, ripudiato, disprezzato e messo in croce. Questa è la triste verità che molte volte oggi viviamo. Oggi magari la gente non può più mettere Gesù in croce, ma lo mette sotto, non so dove, ma sulla strada, sputa addosso, bestemmia il suo nome, non lo riconosce. Quanta gente rifiuta ancora oggi Gesù? Quanta gente scambia Cristo per qualsiasi cosa, qualsiasi. Gesù non ha più prezzo per questa gente, non vale nulla, ma lui è venuto perché lui è il Cristo, è il Cristo. Ed è per questo che Giovanni 3,16 dice che Dio ha tanto amato il mondo. Ma questo lo dice non per esprimere un elogio verso il mondo, no? Dire, ah, Gesù ha tanto amato il mondo, no, no, no. È per esprimere il carattere di Dio, che lui, nonostante la nostra malvagità, lui ci ha amato e lui ci ama. E lui è venuto lo stesso. Nonostante la nostra cattiveria, lui è venuto lo stesso per mostrarsi. E chi vuole lui lo accetta ancora nel suo braccio. Ma questo mondo che è chiamato Cosmos lo ha rifiutato, perché il mondo è malvagio, perché giace sotto il maligno. Ma Cristo è luce, lui è venuto e lui ancora oggi è presente in mezzo a noi. Alleluia. Con il suo Spirito Santo, lui ancora, lui agisce, può fare ancora. E dice appunto che lui era nel mondo, no? Okay, ma lui oggi è nel mondo, Gesù è nel mondo. C'è, con il Spirito in mezzo a noi. Uno può dire, ma come posso vedere il Verbo, il creatore del mondo? Come posso vederlo? Se guardiamo sopra, intorno a noi, vediamo questa natura. Tante volte io adoro vedere documentari delle degli animali, sull'universo. Gente, come possiamo credere che tutto quello non abbia una mano dietro che guida le cose? È impossibile. C'è lui dietro tutto questo. Questo orologio perfetto, quindi noi guardiamo a lui, guardiamo fuori di noi, intorno a noi, guardiamo verso l'alto, verso questi cieli meravigliosi,
certe volte tu alzi la testa di quei spettacoli, magari in montagna, di quelle nottate piene di stelle. Sapete, gli scienziati dicono che questo universo abbia 92 miliardi di anni luce di diametro. 92 miliardi di anni luce. E c'è una scienziata che ha fatto un calcolo e ha detto che se noi prendessimo la velocità della luce, ossia quando c'è la luce si vede in un attimo, cioè la luce ha una velocità fortissima. Se noi percorressimo questa distanza con quella velocità, cioè 300.000 km al secondo, noi occuperemmo 90 milioni di anni per percorrere tutto l'universo. Secondo il calcolo, che secondo me non sono sbagliato, è ancora più lungo, secondo me, perché è infinito. Quindi questo è Dio. Nessuno poteva creare tutto questo, del quale conosciamo la minima parte, così, per caso. È Dio. C'è un Dio, c'è un regista di tutto questo. Alleluia. Dicono che nel firmamento ci sono più stelle nel firmamento che il sabbia del deserto. Wow. Ma hai pensato a questo? Cioè, tu vai in un deserto, tu prendi mano per il sabbia, tu hai non so quanti miliardi, milioni di granelli. Tu immagina un deserto, quanta sabbia c'è dentro. Il firmamento ci sono più stelle che sabbia del deserto. Wow. Che vuol dire una cosa inimmaginabile. E questo è Dio. Questo è Dio. Quindi guardiamo sopra di noi. Vuoi cercare Cristo? Guarda dentro di noi. Questa legge morale che c'è dentro di noi. Quando tu non conosci il Signore, tu comunque avevi dentro di qualcosa, una legge che tu avevi non scritta moralmente dentro di te. Perché quelle nazioni, quei popoli che vivono in mezzo alla foresta, che non conoscono nessuno, si inginocchiano, si costruiscono qualcosa, cioè per adorare, perché c'è qualcosa, è Dio che lavora dentro di noi. È Lui, è Dio. È Dio. Guardiamo indietro, è Dio che ha fatto qualcosa, è Lui che crea, è Lui. Quindi vuoi vedere Dio? Apri i tuoi occhi. Vai sul, non so io, San Gottardo, guarda in giro, wow. Ecco Dio dov'è, tutto qua è Dio. Guarda tuo fratello, ci guarda, ecco Dio. Wow. Noi siamo fatti immagine e somiglianza sua. Alleluia. Siamo noi, come Lui. Quindi ecco qua Dio dov'è, dentro di te, dentro di me. Ok, questa è fede. Questa è fede. Il verso 12-13 appunto dice che dice ancora così: ma tutti quelli che lo hanno ricevuto hanno il diritto di essere ricevuti come figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di uomo, né da volontà di carne, ma sono nati da Dio. Gesù ha aperto la salvezza fuori da Israele, dando il diritto a chiunque. Prima era solo per il suo popolo, dopo l'ho aperto per chiunque, razza, tribù, ma non solo per i figli di Abramo, anche per chiunque. Basta accettare Gesù Cristo come vostro Salvatore. Quindi questa è la fede, questa è la fede. La fede è universale, ha uno scopo universale per tutti. La fede opera e ci offre una posizione di onore. Essere chiamati figli di Dio è grande onore, è grandissimo onore. E questa fede non opera come mezzi naturali, come mezzi soprannaturali, per la fede, quello che tu non vedi, ma è qua dentro, che tu lo senti che c'è. Tu sei un figlio di Dio perché tu senti di esserlo, tu senti il Padre. Quindi in questo caso l'essere figlio di Dio è qualcosa di più che essere tu creato a immagine e somiglianza di più. Vuol dire avere una relazione intima e personale con Lui. Questo è essere figlio, avere una relazione. Se tu hai un padre, ma non hai con lui relazioni, sei creatura. Tu per essere figlio devi avere una relazione, devi confrontarti, devi comunione con il padre. Ed è questo che lui vuole, avere una vera e intima comunione. Quindi non da sangue, non da carne, non da uomo, no, volontà di Dio. Nato di nuovo. Come Gesù dirà a Nicodemo, Nicodemo devi nascere di nuovo, Nicodemo. Devi nascere di nuovo, Nicodemo, non basta, devi nascere di nuovo, di nuovo. Verso 14 dice appunto che la parola è diventata carne ed è abitato in mezzo a noi. Perfettamente Dio, perfettamente uomo. Dio da Dio, luce da luce, co-uguale, stessa sostanza, coeterno. Nonostante questo lui si è fatto carne.
Nonostante questo, lui si è fatto carne, ma non carne peccato, ma come noi, senza peccare. Lui è riuscito a fare l'opera della legge, ossia a compiere la legge. Quindi il Verbo ha assunto natura umana, lui si è fatto carne. E quindi è importante capire che si fece carne non vuol dire che lui ha smesso di essere Dio per diventare carne. Per esempio, la moglie di Lot un giorno divenne statua di pietra. Lei ha smesso di essere moglie di Lot, donna, per diventare statua di sale, perché è cambiato. Gesù è rimasto Dio per diventare uomo. Quindi ora Gesù è Dio e uomo al 100%. Questo è, sono due nature divina e umana che sono unite, indivisibilmente. Ok? Immutabilmente, indivisibili, sono inseparabili. Gesù ora è Dio e uomo al 100%. Ok? Il Verbo porta salvezza, chiaramente lui porta la salvezza in mezzo a noi. Il Verbo è venuto per rivelare Dio, chiaramente. Lui è venuto per rivelare chi è il Padre. Se tu guardi Gesù, vedi il Padre. Quindi lui e il Padre sono una sola cosa. Quando lo spiega i discepoli, no? Quando diranno, ma Gesù, come sarà del Padre? E dici, ma ancora non avete conosciuto? Io sono qua con voi, ancora non avete visto? Sono io. Io sono come il Padre, io il Padre sembra lui. E Gesù dice stesso con noi. Dice, io sono con voi e voi siete in me. Noi siamo con lui, quindi è importante. Il Verbo al primato, perché la domanda che mi faccio è questa, come poteva Gesù nascere dopo il Battista, ma essere già presente? Lui c'è già sempre stato. È sempre esistito. Lui c'era sempre. Ok? Mettiamoci in piedi, il tempo è passato. Per concludere, Gesù dice verso 17 che la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito, Dio che è nel seno di Abramo, è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Quindi Gesù è venuto per compiere la legge. La legge era buona, era santa, era giusta, era perfetta, ma noi imperfetti. Quindi Gesù è venuto in maniera perfetta per compiere la legge. Nella sua morte, nella sua risurrezione, noi abbiamo compiuto la legge con lui. Noi siamo fatti figli di Dio. Dice appunto verso 18 che Dio non si può vedere. Dio è invisibile, Dio è spirito, ma Gesù è venuto per mostrare Dio. Quindi colui che era inaccessibile anticamente ora è stato conosciuto. Quindi tramite Gesù noi possiamo andare a Dio, perché lui è Dio. Amen. Quindi se vuoi andare da Dio è Gesù. Battiamo su questa tecla, su questo chiodo. C'è solo una via che porta al Padre, che si chiama Gesù Cristo. Alleluia. Se sbaglio, Timoteo 3, qualcosa dice, c'è solo una persona, che è Gesù Cristo. Non c'è Maria, non c'è Giuseppe, non c'è Padre Pio, non c'è Padre di qua, Padre di là. C'è solo una via che porta al Padre, che si chiama Gesù Cristo. Perché lui dice la parola che lui è l'unigenito. Cosa vuol dire? Che è l'unico. È l'unico. Perché lui è Dio, perché lui dice che è nel seno di Dio.